diretta da Genova per questa edizione 2004 di Vola Genova, quello che insomma ci regala il cielo, le varie emozioni che si possono provare vedendo velivoli che compiono acrobazie, salvataggi in mare, inseguimento, cose molto particolari. Insieme a me ancora Carlo Golda, che è il vicepresidente dell'Aereo Club di Genova. Tra poco ci sarà un'esibizione molto particolare, vero? Sì, adesso abbiamo lo Sky Crane o Gru dell'aria, che è il più potente elicottero del mondo, ed è un elicottero privo di carlinga, se lo osservate, con un bel enorme spazio al centro, qui puoi agganciare container, impianti antincendio, ospedali trasportabili e quant'altro. Tra poco seguiranno gli Sky Arrow, che sono l'orgoglio dell'industria italiana nell'aviazione leggera, fino a 100 cavalli. Come vengono utilizzati? Vengono utilizzati o per l'addestramento semiacrobatico, perché hanno la capottina a goccia come i caccia, o per la ricerca scientifica della qualità dell'aria. Hanno uno sniffer, nonostante il nome, a prua, che assorbe l'aria e permette un'analisi immediata col computer di bordo delle qualità chimiche e fisiche e la ritrasmissione a terra. Questa è una specializzazione inventata dalla 3i di Roma, che ha prodotto questo aeroplano e che ha fatto il giro del mondo. È stata comprata per esempio anche dal governo regionale della California. Ecco Carlo, seguiamo in diretta che cosa sta succedendo, che cosa sta facendo questo elicottero. Voi vedete che l'elicottero al centro, dove porta i numeri, se non vedo male 712, ha un serbatoione d'acqua, sta risucchiando mediante una proboscide dell'acqua dal mare, può farlo a una notevole velocità perché come vedete si starà muovendo intorno ai 20-30 nodi, assorbe oltre 10.000 litri d'acqua ed è in grado di risollevarsi immediatamente e andare a cannoneggiare l'incendio, con un grande vantaggio rispetto agli idrovolanti Canadair, che può stare in volo stazionario lentissimo, quindi può colpire in modo perfettamente chirurgico. Molto più preciso. Molto più preciso, ma portando una quantità d'acqua quasi da aeroplano. Il limite normale degli elicotteri è precisione chirurgica da forbicine. Qua abbiamo precisione chirurgica da sega elettrica rispetto all'incendio. Da chi vengono utilizzati? Questi li utilizzano in Italia la Protezione Civile con un contratto con la Sky Crane, che è una compagnia mondiale canadese, che ha costruito e brevettato questo modello venendo da un esemplare modificato dagli Stati Uniti in Vietnam per il trasporto dei carri armati. Voi dovete immaginare che quella zona vuota sotto la pancia dell'aereo fosse formata da un pallet che si incastrava sopra e trasportava direttamente carichi extra pesanti. Ora, per fare una battuta, potrebbe passare qui sopra e farci la doccia. Fare una battuta potrebbe portare via tutto, perché 10.000 litri... Ecco che li ha scaricati. A 3-4 bar di pressione hanno un effetto davvero potente. Li sta scaricando adesso. Voi potete osservare come riesca a tenere una linea rettilinea perfettissima mentre l'aeroplano sgancia come un cono rovesciato. Lui riesce, grazie al probe, grazie alla velocità più lenta, a sganciare praticamente una riga larga non più di 10 cm, che rispetto all'incendio è obiettivamente un taglio chirurgico. Se non ho contato male, ha fatto 4 lanci precisi, come dicevi tu, un taglio chirurgico che possono andare a colpire precisamente il fronte del fuoco. Esatto, infatti la miglior dimostrazione di questa macchina si è avuta l'estate scorsa in Sardegna, Sardegna da Olbia, Costa Smeralda, dove si sono avuti incendi locali e molto potenti, così che il Canadair rischiava di buttare schiume, quindi distruggere zone naturali ancora salve, a solo scopo preventivo. Hanno utilizzato questa macchina per buttare schiume o miscele d'acqua schiuma e definire, voi immaginate, come degli isolotti di fuoco, facilitando lo spegnimento in modo enorme, perché una volta che è un isolotto, per quanto il fuoco sia potente, ci puoi poi lavorare con calma. E questo è stato quello che ha convinto il governo italiano a comprarli, questa manifestazione di efficienza e di rapporto col costo ora di volo eccezionalmente favorevole. Ecco, perché poi c'è esatto questo problema, quanto costa avere un elicottero come questo in azione? Un'ora di volo su questo elicottero quanto costa? Ma una macchina di questo genere, considerato che ha due motori a turbina, quindi consuma praticamente come un jet executive sui 2 milioni, 2 milioni e mezzo l'ora. Ma quello che incide ancora di più sui costi e avvantaggia l'elicottero rispetto all'aeroplano è di essere mantenuto pronto all'emergenza. Il mantenimento pronto all'emergenza, cioè 5 minuti al decollo su qualsiasi aeroporto scelto, in un elicottero costa molto meno di un aeroplano, perché è un equipaggio minore e perché puoi dislocarlo molto più vicino. Una piazzola di 30 metri per 30 e tu lo dislochi molto più vicino. Qui in Liguria abbiamo in dotazione questi elicotteri. Questi elicotteri sono da Protezione Civile e vengono distaccati anno per anno secondo il programma emergenze. Noi in Liguria tendiamo ad avere di più il Canadair per un motivo corretto, che abbiamo incendi di crinale. Avendo le montagne che dividono lo Scirocco dalla Tramontana, i nostri incendi in genere sono lunghi come fronte. Quindi c'è bisogno di una caduta di liquido più estesa? C'è bisogno, se voi ci pensate, di una quantità maggiore e soprattutto di fare uno strisciatone molto largo e molto molto ampio nella profondità, per cui il lancio del Canadair è preferibile. Se comunque ce n'è bisogno, abbiamo piazzole attrezzate sul monte di Portofino e sulla provincia fino alla Spezia 2 o 3. Lo stesso discorso lo abbiamo anche in collaborazione con la Francia verso il confine francese in joint venture con la Protezione Civile.
ecco, nuovamente passa sopra di noi, ecco che lancia nuovamente il liquido. Questo è il lancio cosiddetto di svuotamento. Vedete che ha letteralmente aperto la pancia e scaricato. Questo è un lancio che si fa raramente sull'incendio, ma piuttosto si fa per motivi di emergenza. Se la macchina avesse qualche avaria, se dovesse liberarsi di peso e andare via subito, preferisce allo sgancio chirurgico il cosiddetto sgancio di svuotamento, che è questo. Ovviamente se serve invece estinguere gli ultimi focolai, questo è potentissimo, lo portiamo su un focolaio di 50 metri, 10.000 litri in tempo reale. Una bomba d'acqua. Una bomba d'acqua, esatto. Grazie per ora Carlo, ci vediamo tra pochissimo. Paola, mentre continuiamo a vedere queste immagini, ti cedo la linea. Bellissime, emozionanti. Eccoci qua e siamo in compagnia adesso di Alfonso Ferrari del Rivo, consigliere di amministrazione di Fondazione Carige, un ruolo molto molto importante. Orgoglioso? Sono orgoglioso, sono contento per la Fondazione. La Fondazione non ha mai avuto dubbi che questa potesse essere veramente una bella manifestazione per Genova e anche per tutta la numerosissima gente che è venuta da fuori Genova. E noi abbiamo destinato una somma importante. Per qual è stato il vostro contributo? Circa 150.000 euro, quindi una somma importante presa dal settore della cultura e del sociale, in quanto per la Fondazione lo scopo era uno scopo culturale e sociale, far conoscere a tutti cosa fanno le forze armate, la protezione civile, i vigili del fuoco per la sicurezza, la salute e qualche volta anche per la salvezza della gente. E ne abbiamo la dimostrazione. Oltre ad ammirare le evoluzioni dei mezzi, la Fondazione vorrebbe che la gente capisse che dietro questi mezzi ci sono tanti uomini e donne che ci lavorano costantemente. Lei seguiva attentamente tutte le evoluzioni e le manifestazioni, è un appassionato? Appassionato, quando vedo questi mezzi, che mi è stato anche detto, la maggior parte sono fatti e costruiti da aziende italiane, quindi tipo la Piaggio Aeronautica, che è anche, diciamo, in Liguria come sede, quindi da italiano sono orgoglioso di vedere che l'industria italiana produce dei mezzi per la vita. E aspetteremo insieme le 17 con le frecce tricolori. Grazie al nostro ospite, la linea torna a te, Davide. Abbiamo ancora questo Sky Arrow che si sta librando in volo davanti a noi. Abbiamo visto prima, ecco, un altro lancio d'acqua, praticamente ci è stato spiegato con estrema precisione come si muove, che cosa fa, come raccoglie l'acqua e come la sgancia, le varie possibilità che ha, se la sgancia con una, diciamo così, lanci ripetuti, oppure una precisione chirurgica, oppure in un'unica soluzione, potremmo dire così, per poter far fronte a un'emergenza ben più ampia. Prima abbiamo parlato dell'aeronautica militare, l'aeronautica militare che ha compiuto qui una esercitazione. Chiedo se è possibile avere il servizio. Non ancora, tra poco probabilmente vedremo un servizio con un'intervista al comandante delle forze aeree per l'impegno dell'aeronautica militare, ci spiegherà con precisione che cosa appunto l'aeronautica militare sta facendo, il suo impegno con questi mezzi che abbiamo già avuto modo di vedere in azione. Una lunga diretta questa che ci porterà, come già abbiamo detto più volte, alle 17 a vedere le frecce tricolori, saranno il clou della manifestazione in volo. Questo era lo Sky che appunto si sta allontanando e tra poco ci sarà un'altra esibizione. Ci sono ovviamente ancora dei tempi tecnici da dover attendere tra una esibizione e l'altra, ma ci sono parecchi velivoli che sono pronti ad alzarsi in volo per regalarci le loro evoluzioni nei cieli sopra Genova per questa edizione particolare di Vola Genova 2004. Credo che per il momento noi ci possiamo fermare, chiedo se è possibile lanciare la pubblicità e rivederci qui tra poco per la prossima esibizione. A dopo. Collaborazione.